Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Modificheremo la GeForce GT 1030 e la porteremo ad essere una log profile utilizzando il bracket che è qui nella confezione. Perché si fa questo? Semplicemente si fa questo perché può capitare di dover montare dei PC molto compatti dove una scheda video classica non entrerebbe. Quindi noi adesso togliamo la scatola, che non serve più, e andiamo a montare il bracket, che vedete è più piccolino, quindi occuperà meno spazio la scheda video. Per fare questo dovremo smontare queste due viti qui, che però il dissipatore ci permette di svitarne una sola, l'altra praticamente è irraggiungibile. Come facciamo? Andiamo a svitare queste quattro viti qui. Questa qua è il sigillo di garanzia, quindi userò una pinza per svitarla, non è molto complicato. E così non rovinerò il sigillo di garanzia che è messo lì. Non ho ben chiaro il perché. Sigillo di garanzia perfettamente in ordine. Ora, nel montaggio voi troverete che alcune parti del video sono accelerate perché non c'è niente da dire in quei momenti lì. Fate attenzione a come posate il dissipatore e come posate la scheda video perché c'è la pasta siliconica per il raffreddamento. Qua ci sono le due viti che andiamo a svitare. Userò un altro cacciavite questa volta, con la punta leggermente più grossa, sempre un cacciavite a croce o Philips per qualcuno. Per qualcuno, per buona parte del mondo è Philips. Prendiamo il bracket nuovo, quello che è più piccolino, il log profile. Ora io appunterò la prima vite. Rimetto i coperchi così tengo il bracket fermo e non si muove, posso andare a fissarmi anche la seconda vite. Durante questa operazione vi consiglio di non togliere la mascherina che copre lo zoccoletto della scheda video. Ok, questo è fissato. Adesso andiamo a fissare il dissipatore, far combaciare quattro buchi e muoviamo il meno possibile così. Io vi consiglio di mettere un bel dito qui a centro. Questi viti sono con la molla, quindi non è complicato inserirla. Intanto, dopodiché queste le stringiamo col cacciavite, questa col sigillo di garanzia, intanto l'appunto, dopodiché la fisserò con la pinza nella stessa maniera con cui l'abbiamo svitata. Assicuriamoci che le viti siano ben fissate in modo che il dissipatore poggerà perfettamente sulla GPU. Con questo ho concluso, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi torni utile e risolva i vostri problemi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Da Nico è tutto, alla prossima. E adesso andiamo a montarla.